Salve a tutti ragazzi, eccoci qui in un nuovo video su The Sims 4. Ragazzi, si continua! Dai, intanto è sveglia la nostra Alice che si sente a disagio per dolorante allenamento. Eh sì, la nostra Sim si è allenata abbastanza, direi. Intanto le direi di far vedere un po' di televisione, dai, a fare zapping sulla super TV che abbiamo. Intanto questo cestino va ripulito un po', Sì, abbastanza. Ok, dai, continuiamo. Dai, mettiamo divertimento e fame nello stesso momento. Intanto la nuova televisione è molto bella. Intanto no, il telegiornale è brutto. Dai, guarda un canale rosa, dai, giusto perché stamattina ti sei svegliata flirtante. Anche se ti sei svegliata tipo alle 3 del mattino, devi andare al lavoro. Lontana naturalmente da quello che potrebbe essere una promozione, perché dobbiamo passare a un livello avanzato. Tanto noi siamo astronauta, sì, avevo detto bene, perché l'altra volta avevo detto che non era astronauta, perché qua sta scritto cadetta spaziale, mentre qua sta scritto astronauta. Ma noi siamo astronauta, sì. Sì, promozione seguente, astronauta, noi siamo astronauta. Qua c'è scritto cadetta spaziale, quindi siamo cadetti spaziali. Sì, perché agente sul campo, qua dice agente segreto, però prossimo promozione seguente detective capo, mentre qua promozione, noi siamo astronauti effettivamente. Scusate giusto un secondo, se io vado naturalmente da questa parte, se io vado in oggetti per funzione, metto oggetti per attività e abilità, andiamo in tutti quanti. Ok, abbiamo l'abilità missilistica, cioè possiamo sviluppare l'abilità missilistica, ma questa si sblocca a livello 6, ragazzi. E ce la compriamo, ragazzi. Iniziamo subito con qualcosa di divertente. Volo magico steampunk. Vediamo il nostro primo razzo che possiamo realizzare. Lo mettiamo qua, che naturalmente va costruito, abbastanza complicato. E direi poi in successione il razzo spaziale Apollo, quindi ranger spaziale diventeremo, a posto di trafficante interstellare. Attenzione. Ok, cioè facciamo così per il momento. Tanto mettiamo posto, vediamo la nostra sim di che ha bisogno di niente. Ok, ha bisogno però di attività fisica, quindi direi di fare jogging, giusto che non stiamo in palestra al momento, quindi si fa jogging. Ok, intanto la nostra Daniela Alberghini appena si sveglierà nutrirà la nostra pianta e le darà da mangiare anche. Sembra logico. Ok, no, mangia la torta, no, ho detto nutri. Prima la nutri e poi mangi la torta. Attenzione, non riesco a togliere e mangiare la torta. Cioè, no, cioè, fermati. No, perché? Ragazzi, non riesco a togliere e mangiare la torta. Cioè, sei talmente in... Attenzione, ragazzi, no! Una pianta mucca sta divorando Daniela Alberghini. Riuscirà a uscirne viva? Non mi sembra. Cioè, no. Scusami. Aspettate, ragazzi. No, cioè, vai al lavoro? No, aspetta un secondo. Finisci di fare jogging. Andiamo dal stesso meteorite. Ragazzi, le cose si stanno mettendo male. Corri come non hai mai corso nella tua vita. Vediamo un po', ragazzi, perché. Cioè, la mucca. La pianta bovina si è mangiata il nostro. La nostra Daniela Alberghini. Vediamo il triste meteorite. No. Cioè, tutto a me, vediamo, Daniela Alberghini è scomparsa definitivamente dopo l'appello ardente di Alice, è stato ignorato dalla morte. Non puoi fare tipo uccidi, massacra. Bah. Cioè, ragazzi, è morta Daniela Alberghini. No, dai. Infatti dobbiamo andare al lavoro, scusami. No, dobbiamo andare al lavoro. Cioè, abbiamo resistito. Cioè, ragazzi, è morta la nostra Daniela Alberghini. Attenzione. No, dai. RIP Daniela Alberghini. Sì, vabbè. Cioè, sei un infame. Sei cattiva, crudele. Cioè, io che me ne faccio di tutto il giardino che tengo qua? Che me ne faccio? Ti devono ammazzare. Intanto, ragazzi, qui mettiamo una barra della nostra simmina, che noi effettivamente non so dove metterla. Dentro casa non è come in The Sims 3, vero? Che si trasformava, no? Rimarrà questa vita, però io non la voglio mettere là, cioè è brutto tenerla. Cioè, posso metterla nell'inventario? No. Cioè, al momento no. Poi in futuro posso metterla.
Eh sì, abbastanza, cioè la metto vicino a te, basta che non ti mangi anche questa, eh. Vediamo un pochino, possiamo metterla tipo posti simili, vediamo un pochino. Ok, dai, spostati un po'. Ehi, vediamo un po'. Sì, ragazzi, mettiamola più o meno così. Ragazzi, è morto Danilo Alberghini, va benissimo, no, ma è normalissimo, una cosa del genere deve capitare almeno una volta ogni tanto. Cioè, siamo arrivati a neanche 20 video, sono morti due sim. Tra cui la bellissima Daniela Alberghini, ragazzi. Non poteva fare una morte migliore. Sì, a voi. Cioè, ragazzi, come doveva morire? Se faranno The Sims 5, metteranno mangiata da pianta bovina. Poi in The Sims 6, risusciterà a forma di balena. Sì. Tutto più logico, ragazzi, tutto più logico. Intanto aumenta la tensione della nostra simmina, sperando che non raggiungerà stati di tristezza per via della sua morte. Intanto torna a casa abbastanza stressata. Eccola qua, ragazzi. Intanto guardate la nostra simmina com'è bella in tenuta da astronauta. Vediamo un po', facciamo una bella fotografia. Bellissima. Ok, intanto vediamo un po' cosa fare. Dobbiamo portare avanti questa famiglia perché ricordiamoci che siamo rimasti con un sim. Ne eravamo tre. Intanto direi di andare almeno a mungere la nostra sim. Corri, corri. Ok, ti fai mungere senza mangiarci? Vediamo un pochino. Sembra di sì, è senza dello stress. Possiamo prendere campione? No. Ok, dobbiamo nutrirla sperando che mangi naturalmente. Per favore, mangia, sennò diventa pericoloso. Quindi è meglio che la diamo a mangiare. Vediamo un pochino. Poi di che all'ultimo secondo dice: no, non voglio mangiare. Va benissimo, brutta infame che non sei altro. Direi di migliorare un po' l'umore della nostra sima Alice, unica rimasta in casa. Ricordiamo, abbiamo una stanza, cioè una casa per 10.000 persone e ce ne vive una sola. Ma mi sembra tutto logicissimo. Logicissimo, logicissimo. E boh. Ok, intanto vediamo un po'. Fare il bagno con la schiuma. Possiamo anche fare qui una riflessiva. Doccia riflessiva. Vediamo un po' cosa riusciamo a fare. E ragazzi, per fortuna che non è morta la nostra Alice. Cioè, riavvierei con molto piacere la partita. Ma non mi sembrerebbe giusto, effettivamente. Quindi non riavvierò. Cioè, Daniela Alberghini è andata per sempre. Come è andato il nostro Emanuele, adesso anche Daniela. Cioè, mi dispiace perché, come vedete, tutto ciò morirà. Perché non posso badare con una sim tutto. Tanto abbiamo ottenuto tutto. Ah no, sta tutto dall'altra parte. Quindi poi dovrò eliminare tutto quanto. Va benissimo. Intanto miglioriamo il divertimento, ragazzi. Chiamerei il nostro, come si chiamava quel tizio? Zest. Ok, invita nel lotto attuale. Ok, dove sei? Hai da fare. Tu hai da fare. Ok, chiacchiera allora. Proviamo a chiacchierare, vediamo se avrà voglia di socializzare almeno un pochino. Vediamo un po', stiamo. Ok, gioca una partita? No, direi di provare di nuovo ad invitarlo. Sperando che accetti. Ha da fare, quindi penso. Lavoro? Forse. Intanto, beh. Cosa fai, ragazzi? Beh, andiamo a dormire. Qua abbiamo la nostra Daniela Alberghini. Da quest'altra parte abbiamo il nostro Emanuele. Andiamo a dormire, facciamo finta che non è successo niente. E si ricomincia una nuova avventura. Ovvero, adesso abbiamo solamente la nostra Alice e dobbiamo fare attenzione alla nostra pianta bovina che man mano dovremmo nutrire e ho paura di quella torta, ragazzi, perché potremmo morire per l'ennesima volta, cioè morire noi dopo che è morta la nostra Daniela Alberghini. E ciò ci fa paura. Proviamo magari a nutrirla, se ci riusciamo in un qualche modo. Tanto noi mangiamo prima noi, in modo che non avremo fame. Vediamo un po'. Ok, la torta va dentro. Vai, vai, vuoi mangiare? Ok. Ok, mangia la torta perché ci sentiamo ispirati e ci fa paura, meglio di no. Intanto la raccolta di un campione di questa pericolosa pianta richiede che si nutra fino ad essere sazia.
Ok, proviamo anche a rinutrirla, magari vorrà rimangiare. Ok, cioè non la guardare così a fondo perché è pericolosa. Per favore, grazie. Metti a posto. Posto più giusto non c'era, no, non ti preoccupare. Vai, vai, nutri, cerca di farla rimangiare. Intanto vediamo che cacchio hai combinato. Ok. Ah, cioè l'hai messo qua il piatto. L'impressione mia è che questo è il piatto. Sì, era quello. Vediamo un pochino, non so che fine abbia fatto, comunque questo va messo qui. Ok, e poi va rovista in cerca di cibo, no, svuota. Ok, mangiato? Non lo so. Sappiamo solamente che sei pericolosissimo. E vicino a te non ci avvicineremo mai più. Intanto al lavoro fra 2 giorni. Perfetto, butta lo schifo, grazie. Ragazzi, direi di passare a una nuova abilità, quindi. Qui, vabbè, come vedete rimarrà identico finché non ci sarà un nuovo sim. Ah, migliorare le cose. E direi di iniziare a costruire per 1000 simoleon il nostro razzo. Sì, tutti quanti vorremmo avere un razzo dentro casa. E sarà la nostra Alice ad iniziare, ragazzi. Mamma mia, già a questo punto. Ok, piccola fotografia, la nostra Alice che si sta dedicando alla costruzione di questo bellissimo razzo. Ok, ci vorrà un po' di tempo, ragazzi. Intanto abbiamo acquisito la nostra abilità di missilistica. Ora Alice può costruire razzi, aggiornare stabilizzatori di atterraggio ed esplorare lo spazio, ma dovremmo prima cosa aumentare l'abilità. E per aumentare l'abilità dovremmo costruire un missile. E per costruire un missile mettiamo la velocità a palla e costruiamo. Sì, perché non è, la cosa non è proprio rapidissima. Dovremmo aumentare più volte l'abilità di missilistica. Potrebbe arrivare più o meno al livello 4, solamente per costruire il primo razzo che si sblocca a livello 6 di astronauta. Effettivamente la nostra sim è astronauta, quindi può farlo. Ok, vedo che l'abilità ormai è quasi a livello 2, infatti adesso può costruire e aggiornare più velocemente. Vi ricordo che un qualunque aggiornamento che va fatto sul nostro razzo, saranno aggiornamenti che miglioreranno l'abilità di missilistica e non di manualità. Ok, intanto non stiamo ancora neanche a metà della costruzione. Perfetto. Nuova fotografia, vediamo un pochino. Ok, intanto pianta bovina malvagia, cattiva e pessima. Intanto andrà un po' tutta male, già lo vedo. Intanto che vuoi, ti senti male? Non ci interessa, morirai ormai, perché sei cattiva. Ok, intanto qualcuno si ferma ogni tanto a guardare che cacchio stiamo mai combinando. Intanto abbiamo problemi di igiene, infatti possiamo vedere la nostra sim ormai che puzza un po'. Sì, effettivamente. Ok, dai, completiamo questo razzo spaziale. Abbiamo passato la metà. Ok, ci fermiamo per troppi problemi di igiene. Va benissimo, dai, completa. Ok. Attenzione, no, 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 Fede, cosa stai facendo? Gioca con. Ok, pensavo stessi andando a mangiare. No, continua a costruire il tuo bel razzo. Dai, ragazzi, che possiamo esplorare. Intanto, livello 3 di missilistica. Ora Alicia può espandere il serbatoio di carburante per i razzi. Cioè, serbatoio di carburante per i razzi. Ah, sì, per i razzi, sì. Ok, stavo pensando a quelli che esplodono, corrono, uccidono, comprendete. Ok, dai, andiamo avanti. Questo razzo veramente ci sta mettendo tantissimo tempo. Ricordate che tengo la velocità a palla a livello 3. Vai. Ma riesce a fare un altro piano. Effettivamente colpisce sempre nello stesso punto. Quindi è impossibile che si faccia più grande di quello che è. Sempre se non ci mettiamo un po' d'acqua e cresce come una dolce pianta. Intanto tutti quanti che si fermano a guardare il nostro bellissimo razzo. Intanto il telefono suona, non ci interessa. Vari problemi umorali stanno per nascere. Dai. Oh, attenzione. Non me lo ricordo quel livello. Ero un po' distratto. Ok, siamo ai tre quarti, quindi quasi completato. Però abbiamo problemi di vescica, fame, igiene, divertimento. Chi più ne aggiunga, più ne metta. Ok, dai, completiamo, vediamo. Ok, i problemi stanno aumentando, questo è sicuro. Ce la fai a completarlo? Sì, la vedo brutta. Troppi problemi, però possiamo farcela. Nonostante siamo tesi, possiamo ancora farcela.
completarlo tutto in un giorno non è proprio semplice, infatti non ce l'ha fatta. Deve correre in bagno. Finito in bagno dovrà mangiare. E per mangiare dovrà vedere la televisione facendo zapping. Ho detto che devi fare zapping. Ho detto zapping. Ok, niente zapping. Come mai? Scusami. Di solito le cose le fai insieme. Di solito. Non l'ho detto sempre. Solo qualche volta ogni tanto. Vediamo un pochino, dai. Sì, guarda, continuo a guardare la televisione. Sì, ti senti a disagio per problemi di energia. Infatti sta calando. Però aumentiamo il divertimento. Più o meno quasi a massimizzarlo. Vediamo un po', quasi a massimizzarlo. Direi più o meno così. Possa andare, dai. Puoi addormentarti finalmente, dai. Sì, procedo un po' a velocità massima. Dai, completiamo questo razzo spaziale che, come vi ho detto, ce ne vorrà per completarlo. Dovremmo passare ore e ore. E dobbiamo anche farci una famiglia, sicuramente. Ok, intanto continuiamo, è domenica. Dai, problemi di fame ancora. Direi che la nostra sim dovrebbe quasi cucinare, vero? Vediamo un po', siamo a livello 3, vediamo cosa possiamo fare. Frittelle, dai, formato festa. Sperando che non mandi tutto a male, dai. E poi l'ennesima doccia, magari veloce, dai. Ok, intanto noi cuciniamo. Subito dopo poi andremo a fare jogging, perché è importante anche la nostra forma fisica. Ricordo che dobbiamo portare l'abilità a livello 6 di forma fisica, che attualmente è all'inizio del livello 5. Quindi dovremmo metterci un po' di impegno. Dai, dai. Mangia che puzzi come una capretta. Muoviti. Ok, dai, finito di mangiare. Cosa bravissima. Intanto questi qui, prima che fra 8 ore e 58 minuti vadano a male, facciamo così. Ok, fai la doccia. Perfetto, come sei sensuale sotto la doccia. E adesso direi di andare a fare il nostro jogging, perché siamo energici. Ed essendo energici miglioreremo molto prima. Per questo dobbiamo metterci d'impegno proprio adesso per fare jogging. Infatti possiamo vedere che l'abilità è aumentata circa del 7% solamente perché era energica ed è stata davvero pochissimo a correre, come potete ben vedere. Ok, direi giusto un altro pochino, un'ultima volta e basta. Ok, poi completeremo tutto in palestra più in avanti. Siamo al 31%, quindi abbiamo fatto un 10% abbondante l'ultima volta. Dai, finisci il tuo ultimo jogging, dai, corri in bagno. Sì, dai, vai. Corri, corri, corri. Vai in bagno. Oh, chi è? Zest. Ottimo, volevo proprio chiamarti. Parla di cucina. Appena finisce naturalmente in bagno. Ok, problemi anche di socialità. Eh sì, ha problemi un po' di tutti i tipi la nostra Alice. Ok, dai, iniziamo a parlare un po' di cucina. Anche se non è proprio il migliore. Discorso esortativo. Possiamo passare facilmente anche agli autori preferiti. Che amiamo tantissimo leggere. Possiamo rallegrarlo. Dai, continui conversazioni profonde. Ok, vediamo un po'. Cattive notizie. No. Dai consigli sulle riparazioni. Sicuramente lì siamo esperti. Rallegra per l'ennesima volta. Possiamo andare in altre scelte. Colpo d'anca. Chiedi di convivere? No, perché non voglio convivere. Abbraccia. Ok, vediamo un po' dove riusciamo ad andare. Ok, le cose stanno andando bene. Proponi le nozze. L'ora di romanticismo non è sufficiente. Ma va benissimo. Possiamo flirtare però. Ok, cerchiamo di diventare un po' più romantici. Dai, esprimi affetto. Possiamo, altre scelte. Romantico, bacia sulla guancia. Entusiasmati per lo spazio. Intanto colpo d'anca, ottimo. Ok, è diventato il nostro buon amico. Però ricordiamoci che attualmente siamo fidanzati. Siamo piccioncini. Ok, vantati della manualità anche, dai. Anche se stiamo in questo momento flirtando. Ok, magari possiamo fare anche un po' di fighi fighi, dai. Sicuramente la barra rosa aumenterà di tantissimo. Ok, spero utilizziate il letto giusto. Perfetto. Anche se era meglio l'altro. Che qua c'è stato il nostro Emanuele. Ok, attenzione ragazzi, attenzione.
Vanno subito a divertirsi i nostri sim sotto le coperte, attenzione. Ok, vediamo la barra rosa, vogliamo che aumenti tantissimo, intanto stiamo solamente a molto felice. Pensare che vuole essere molto flirtante, dai, offri un massaggio. Devi essere super romantica, dai. Voglio passare veramente in flirtante, quindi vabbè, rivela un segreto, però aumenterà solo la felicità. Dai, baciamolo. Bacio, bacio, bacio. Vediamo un po', possiamo anche, vabbè, attiva l'aura emotiva. Osserva un oggetto flirtante. Questo qua ci farà diventare molto flirtante. Ecco qui, ragazzi, vedete visto come si fa subito? Dai, vai in posa sexy. Ok, no, il sim sta andando via, perché? Cioè, non posso fermarlo? Dai, cioè, si possono sempre fermare, questa volta no. Come no? Cioè, dai, che ti volevo sposare in questo momento. Ok, sembra impossibile fermarlo. Vediamo un po', perché se clicco su lei... Ok, su lei mi escono. Perché succede no? Ok, sembra di no, ragazzi. Forse lavoro, altre cose. Non si sa. Intanto, vabbè, direi a questo punto di continuare le nostre faccende. Sì, dopo il fighi fighi scappano tutti. Ok, dai, finiamo il nostro piccolo marchingegno. Finalmente potremo esplorare lo spazio una volta finito. Dai, ci siamo messi alla fine 2 giorni per completarlo. Ovvero, dobbiamo ancora completarlo, però insomma sono 2 giorni. Trattandoli bene. Intanto, abilità di missilistica 4. Alice può costruire e aggiornare più velocemente. Ok, ci fa piacere aumentare la nostra abilità di missilistica. Dai. Abbiamo quasi completato, come potete ben vedere. Dai. Vediamo, ci manca solamente l'ultima parte. Vediamo un pochino, siamo quasi per finire. Alterniamo un po' la velocità anche. Dai, 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 dai. Eccolo qua, ragazzi. Finalmente l'abbiamo completato. Dai, già, cioè, a questo punto direi di esplorarlo. Intanto vediamo un po' gli attuali... aggiornamenti, ci dice anche più o meno il livello che ci serve, addirittura livello 9 di missilistica per installare un computer di atterraggio. Ogni aggiornamento naturalmente richiede un piccolo budget per comprare naturalmente i pezzi. Oh, addirittura sistema difensiva cannoni ionici, niente di meno. Ok, direi di fare un piccolo viaggio con il nostro piccolo razzo spaziale. Dai, esplora, dai, sali sopra, anche se ti senti un po' a disagio. Ok, attenzione, piccola esplosione. Ah, perché stiamo naturalmente a completarlo. Ok, dai, cambiati, veloce. Veloce, anche se puzzi. Intanto ho fatto una fotografia che non volevo fare. Ok, vediamo un pochino. Eccola qua la nostra sim. Sale. E parte il nostro razzo. Wow. Perfetto. Intanto abbiamo fatto una foto che non dovevamo fare. Rapimento? Alice non ricorda molto, ma pensa che potrebbe essere stata rapita. Al momento si trova in una piccola arena anonima. Una folla eterogenea di esseri orripilanti siede furtivamente sugli spalti. Addirittura un piedistallo emerge lentamente dal pavimento e contiene 2 oggetti, una palla e un contenitore con 2 fori, uno circolare e l'altro triangolare. Nella stanza l'eccitazione è palpabile. Diciamo che il nostro primo viaggio nello spazio ci ha portato a niente di meno, già un rapimento. Adesso cosa fare? Mettere la palla in un foro triangolare o circolare? Direi quello circolare, perché sarebbe la cosa più logica. Vediamo cosa accadrà adesso. Applauso. La palla rotonda scivola lestamente nella buca rotonda e nella stanza esplode un fragoroso applauso. Non ci voleva l'intelligenza magica. D'istinto Alice fa un inchino aggraziato mentre l'enigma viene inghiottito dal pavimento e sostituito da uno nuovo. Non rompete le palle. Il prossimo piedistallo emergente contiene un cappello. Sì, un cappello di un certo prestigio. Forse una bombetta. Cosa deve fare? Indossare il cappello o ispezionare il cappello? Bah, lo indossiamo il cappello. Anche se era meglio ispezionarlo.
Bel lavoro, Eureka, il cappello va sulla testa. Altri applausi si levano si levano dalla folla mentre Alice lancia il cappello sugli spalti con un gesto plateale e viene afferrato da un ammiratore fortunato, niente di meno. Abbiamo gli ammiratori nello spazio. Il piedistallo senza cappello affonda e sparisce nel terreno e viene presto sostituito. Il nuovo piedistallo, ancora un altro piedistallo, di prova, sembra sostenere una sedia, una semplice sedia di metallo. Ok, ci sediamo anche se non sembra una bella mossa, forse. Perché se ci sediamo qualche inganno. Un classico scherzatino, me lo sentivo. Alice è professionista nell'appoggiare il posteriore negli spazi appositi. Si siede senza incidenti e la folla impazzisce. Non sta però applaudendo, ma ridendo. L'insieme di piedistallo, sedia e Alice affonda nel pavimento, come immaginavo, proprio come gli altri oggetti. Alice viene inghiottita dalla macchina, scaricata senza tante cerimonie nel suo razzo e lanciata verso casa. Che tiro mancino, effettivamente. Però era meglio così. Ok, siamo tornati. Andiamoci a fare una doccia e andiamo a mangiare. Vero? Intanto ragazzi è morta la pianta bovina per non essere stata curata. Fa nulla. Ok, dai, finiamo la nostra piccola doccia. Andiamo a mangiare. E si conclude con una bella dormita. Intanto Alice ha fatto ritorno in tutta sicurezza dall'esplorazione del cosmo. Ah, benissimo, dai. Finisci il bagno. Dai, non giocare troppo. Intanto vediamo, abbiamo ottenuto un +2 con il potenziamento di giocosa per spazio esplorato. Va benissimo, dai, andiamo a mangiare e poi siamo in buona salute, ma direi di andare a dormire perché comunque dobbiamo considerare che sono quasi mezzanotte. Vediamo a breve. Ok, intanto siamo molto giocosa. Va benissimo, dai, andiamo a dormire, adesso è mezzanotte, anche tardi. E per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo, arrivederci.